Qui era un ospedale, uno degli ospedali della città di Catania fino a qualche settimana fa. Gli ospedali riuniti, Santa Marta e Villahermosa. L'edificio alle mie spalle è stato disegnato da Giambattista Vaccarini ed è un modello e un gioiello di architettura dell'epoca. Ancora oggi conserva alcune linee assolutamente intatte. L'altro edificio è stato realizzato negli anni 50, da qualche settimana non è più ospedale. Rischiavano i due plessi di diventare testimonianza dell'abbandono, del degrado, e invece il governo della regione siciliana, d'intesa con l'azienda Policlinico Santa Marta e Vittorio Emanuele, hanno deciso di abbattere l'edificio del dopoguerra degli anni 50, un enorme scatolone senza alcuna suggestione, senza alcun fascino, recuperare il prospetto del Vaccarini, riqualificare le stanze interne e farne la sede della soprintendenza ai beni culturali. Tutto quello che vedete qui, che oggi è un cortile interno ricco di verde, di piante anche di una certa età e quindi di un certo valore, diventerà una piazza che riqualificherà il quartiere nel quale ricade, il quartiere dell'Antico Corso, il quartiere di Piazza Dante, il quartiere della Salita di San Giuliano, il quartiere dei Benedettini, insomma una doppia operazione di riqualificazione. Per restituire alla Catania del Settecento una omogeneità urbanistica e architettonica di cui si avverte davvero l'esigenza.